Ciao a tutti, adesso faremo una serie di video per andare a illustrare il nostro progetto benessere. Divideremo il programma in quattro parti: una parte iniziale di mobilità, una parte di prevenzione con l'uso degli elastici, un lavoro centrale con degli esercizi di rinforzo e una parte finale di stretching e di defaticamento. Per la parte di mobilità, inizieremo con un paio di esercizi per quanto riguarda la mobilità delle spalle. In particolare, il primo esercizio, con l'ausilio dell'elastico, andremo a fare delle elevazioni in controllo posturale. La nostra Asia ci farà vedere l'esercizio, che consiste in portare l'elastico sopra la testa, esatto, senza inarcare la schiena e senza modificare la posizione del collo e della cervicale, esatto. Molto bene, la respirazione è inspiro mentre salgo con l'elastico e butto fuori l'aria quando torno. Perfetto. Ricordiamoci sempre che anche nelle fasi, diciamo, finali dell'esercizio, quando l'elastico è sopra la testa, devo stare attento a non inarcare la schiena, che deve rimanere sempre aderente al tappetino. Passiamo al secondo esercizio, sempre per la mobilità delle spalle, l'angelo al muro. La nostra Asia posizionerà le braccia tipo candelabro, esatto, e eleverà le braccia sempre come abbiamo fatto per l'esercizio precedente, senza inarcare la schiena, perfetto, e senza modificare la posizione della cervicale della testa. Molto bene. Inspiro quando le braccia salgono e butto fuori nella fase di ritorno. Andremo a fare anche per questo esercizio due serie da 10 ripetizioni. Il terzo esercizio è un esercizio per la mobilità del tratto toracico e sono delle torsioni in posizione di quadrupedia. Verranno effettuate appunto delle torsioni cercando di limitare il movimento esatto al tratto dorsale senza andare a ruotare la lombare. Benissimo. La respirazione è inspiro quando vado in torsione, butto fuori l'aria nella fase di ritorno. Anche per questo esercizio verranno eseguite due serie da 10 ripetizioni. Ok, molto bene. Passiamo adesso al distretto inferiore, andremo a fare un esercizio per quanto riguarda la mobilità delle anche, andrà eseguito da seduto e faremo, esatto, delle torsioni con le anche a destra e a sinistra. All'inizio cerchiamo di non arrivare subito a fine corsa per non andare a stressare troppo le strutture e poi mano a mano che andiamo avanti con le ripetizioni possiamo aumentare leggermente il range di movimento dell'esercizio. Anche in questo caso abbiamo due serie da 10. Per il quinto e ultimo esercizio di mobilità andremo a fare un movimento combinato con l'uso delle spalle e una rotazione del busto. Molto bene. In questo esercizio, per chi dovesse avere qualche problema di spalla, possiamo partire un pochino più staccati dal muro col braccio. Invece, chi non ha assolutamente problemi può eseguire l'esercizio come sta facendo la nostra Asia, col braccio ben aderente alla parete. Anche per l'ultimo esercizio, due serie da 10 ripetizioni. Primo esercizio, rotazioni esterne con gli elastici. Molto bene, la nostra Asia terrà il braccio aderente al fianco e farà una rotazione esterna cercando di mantenere la scapola adesa alla colonna e il gomito non si deve staccare dal fianco. Se ci fossero problemi nel tenere il braccio adeso al fianco, possiamo utilizzare il supporto di un cuscino che aumenta lo spessore e facilita l'esecuzione dell'esercizio. Due serie da 10 ripetizioni. Il secondo esercizio,
andare a rinforzare la parte posteriore della spalla e il tricipite. Asia farà delle estensioni col braccio teso, molto bene, superando di poco la linea del busto e evitando di portare in avanti la spalla. Anche in questo caso controllare bene la posizione della scapola che deve rimanere adesa alla colonna. Anche in questo caso due serie da 10 ripetizioni. Molto bene, passiamo al terzo e ultimo esercizio. Asia applicherà una tensione sull'elastico lavorando esclusivamente con l'articolazione delle scapole, esatto. Non andremo a piegare il gomito, ma andremo a chiudere le scapole verso il dietro, verso il basso e le rilasciamo nella loro posizione naturale. Questa adduzione scapolare, se ben eseguita, creerà una tensione sull'elastico molto bene. Due serie da 10 ripetizioni. Come lavoro centrale andremo a proporre una serie di esercizi di rinforzo sia per il distretto superiore che per le gambe. Per ogni esercizio proporremo un paio di varianti, dal più facile al più difficile. Il primo esercizio che andremo a proporre è lo squat, l'esercizio per eccellenza per gli arti inferiori. Proporremo tre varianti, dalla più facile alla più difficile. La prima variante è la sedia isometrica, consigliata per chi si approccia le prime volte alla palestra o chi ha qualche problema di ginocchio e di schiena. Il nostro Stefan si posizionerà con le gambe a 90 gradi, la schiena ben appoggiata al muro. Molto bene, non c'è spazio tra la schiena e il muro e terrà la posizione per una decina di secondi. Molto bene, seconda variante, lo squat classico, dinamico, ancora senza carico. Perfetto. Cercare di mantenere sempre la curvatura della schiena, non finiamo mai con la schiena piatta. E con le ginocchia non supero la punta dei piedi e i talloni devono sempre rimanere bene appesi al suolo. Come in ogni esercizio abbiamo un buon controllo dell'addominale. Terza variante, un pochino più difficile, con l'utilizzo di un carico. L'esecuzione rimane identica a quella di prima, quindi sempre mantenendo bene la curvatura lombare. Vai Stefan, ottimo. E tenere bene le scapole chiuse. Il peso tenderà a sbilanciarci in avanti, noi dobbiamo contrastare questo con una chiusura delle scapole e espandere un pochino il torace. Molto bene. Passiamo ora a un esercizio per il distretto superiore, piegamenti sulle braccia. Iniziamo da una versione un po' facilitata per chi è un po' che non si approccia alla palestra o ha dei problemi alle spalle o alla schiena. Il nostro Stefan sta eseguendo i piegamenti molto bene, tenendo bene l'addominale e cercando di non innalzare la schiena. I gomiti non si aprono a 90 gradi, ma come fa Stefan, rispettano più o meno i 60 gradi di apertura. Passiamo ora alla versione dei piegamenti sulle braccia classica. Particolare attenzione anche qua a mantenere la schiena dritta e non aprire i gomiti a 90 gradi, ma sempre mantenendo i 60 gradi di apertura. Perfetto. Terzo esercizio, torniamo ad allenare le gambe, due varianti per gli affondi. La prima variante, affondi statici. Per chi ha qualche problema alle ginocchia, consiglio vivamente di iniziare da questa variante più facile. Quindi vi lasciamo una bella spallettina tra tallone davanti e ginocchio dietro, schiena bella dritta, sguardo orizzontale. Perfetto. Ok, passiamo ora alla seconda variante, dinamica col passo, affondi in avanti. Esatto, le misure rimangono sempre quelle di prima, quindi la solita spannetta tra ginocchio e tallone, posizione della schiena sempre bella dritta e sguardo sempre orizzontale verso l'avanti. Allenare i dorsali propongo tre esercizi. La prima versione del rematore con l'elastico, abbastanza facile,
per chi si approccia le prime volte a questo tipo di esercizi, le scapole ben chiuse, espandere un attimino il torace e tirare quei gomiti lungo i fianchi. Molto bene. La seconda versione di rematore è un pochino più difficile, noi utilizzeremo una cassa d'acqua, ora il nostro Stefano utilizza il manubrio. Mi raccomando, su questo esercizio concentrarsi a tenere bene la schiena dritta e la scapola sempre bene chiusa e addotta. Perfetto. Molto bene. Ultima versione, un pochino più difficile e per gli atleti un po' più giovani, un po' più in forma. Renegade con manubrio. Stare attenti in questo esercizio a tenere bene gli addominali e a non inarcare la schiena. Gomito sempre bene chiuso lungo il fianco. Perfetto. Ok, molto bene. Passiamo ora a un esercizio per gli addominali e per la crosta viviti, il plank, che sicuramente avrete già visto. In questo esercizio mi raccomando mantenere gli addominali contratti, l'ombelico idealmente verso la colonna, quindi come se volessimo risucchiare la pancia, così che la schiena rimane dritta. Mi raccomando, su questo esercizio non dobbiamo inarcare la zona lombare, lo sguardo più o meno in linea con le mani. Molto bene. Molto bene, passiamo ora all'ultimo esercizio, il ponte per glutei o bridge, la prima variante senza peso. Perfetto, allora il nostro Stefan sta spingendo verso l'alto il bacino, cercando di contrarre bene i glutei, si butta fuori l'aria quando si sale verso l'alto col bacino. 90 gradi tra gamba e coscia e piedi larghi come le spalle. Per la seconda variante utilizzeremo un sovraccarico, potete utilizzare benissimo una bottiglia d'acqua o anche due. La posizioniamo a livello dell'addome, l'esecuzione rimane identica alla precedente, quindi cercare sempre di sollevare il bacino grazie alla contrazione dei glutei, si espira nella fase di risalita. Ultima variante, sicuramente la più intensa, sconsigliata a chi ha dei problemi di schiena o di sciatica. Il nostro Stefano andrà a eseguire il ponte solo con una gamba, l'altra gamba rimane sollevata, cercare sempre prima di salire di contrarre bene il gluteo della gamba d'appoggio. La respirazione rimane identica, quindi si espira nella fase di risalita. Perfetto. Per la parte finale andremo ad eseguire una serie di esercizi di stretching importantissimi per evitare infortuni ed alleviare le tensioni muscolari del post allenamento. Fascia porterà un ginocchio al petto e l'altra gamba distesa lungo il tappetino. Si sceglierà un livello di tensione non troppo esagerato perché dobbiamo riuscire a rilassarci e a respirare. Manteniamo la posizione una trentina di secondi e cambiamo gamba. Molto bene. Adesso lavoriamo con tutte e due le gambe insieme e le avviciniamo sempre al petto, sempre un livello di tensione accettabile. Importante, pensiamo di rilassarci e rilassare soprattutto la zona lombare. Molto bene, per il terzo esercizio andremo a stretchare il compartimento posteriore della coscia con l'ausilio dell'elastico. Asia cercherà di raddrizzare bene la gamba e il ginocchio. Se non dovessimo riuscire a mantenere questo grado, possiamo scendere un pochino e anche in questo caso cercare di mantenere una tensione accettabile, ovvero da 1 a 10, livello di tensione 5, massimo 6. Molto bene, manteniamo la posizione una trentina di secondi per poi andare a eseguire l'esercizio sull'altra gamba.
Passiamo ora ad allungare il compartimento laterale della coscia, asi afferrerà l'esterno del ginocchio, esatto, facendo una torsione, cerchiamo di limitare il movimento alla parte media della dorsale senza staccare troppo la scapola. Manteniamo anche in questo caso la posizione per una trentina di secondi e andremo a eseguire l'esercizio anche sull'altro lato. Con questo esercizio andremo ad allungare la muscolatura della zona lombare e anche i dorsali. Molto bene, la posizione è seduta sui talloni con le braccia distese in avanti. Non devo avere tensione in zona cervicale, la testa è morbida in mezzo alle braccia. Anche in questo caso manteniamo la posizione 30 secondi. Andremo ad allungare ora il muscolo psoas. Molto bene, in posizione di semiaffondo, mi sbilancio anteriormente ed estendo leggermente la schiena per mandare in tensione la zona inguinale della gamba che sta dietro. Quindi io devo sentire la tensione in questa fascia. Se non dovessi apprezzare l'esercizio, posso aumentare l'estensione della schiena e aumentare lo sbilanciamento in avanti, sempre senza staccare il tallone davanti dal tappetino. Molto bene. Passiamo ora all'esercizio della squadra, un esercizio posturale, che va ad allungare in maniera globale tutta la catena posteriore. Asi è posizionata con le gambe contro la parete, ma se non dovessi riuscire a tenere le gambe dritte contro la parete, posso benissimo allontanarmi dal muro. L'importante è che le ginocchia sono distese, piedi a martello e schiena sempre ben aderente al tappetino. Le braccia le posizioniamo a croce per strecciare anche la catena anteriore del distretto superiore. Passiamo ora agli ultimi esercizi. In questo caso andremo a strecciare il gran pettorale, asia posiziona l'avambraccio a contatto con il muro e applica una leggera torsione. In questo caso riesco a mandare bene in tensione la fascia pettorale. Con gli ultimi due esercizi andremo a strecciare anche le nostre spalle. Molto bene, Asia applica una tensione in questo verso per andare a strecciare il compartimento posteriore della spalla. Nell'ultimo esercizio invece Asia si afferra il gomito con la mano e spinge leggermente verso il basso cercando di mantenere la neutralità della colonna senza inarcare troppo la schiena e l'orizzontalità dello sguardo. Con una testa dritta e la cervicale in linea con il dorso. Anche in questo caso 30 secondi per braccio.